E ciao a tutti ragazzi, io sono Jeff e benvenuti o bentornati nel mio secondo canale. Oggi ragazzi andremo a parlare di Iron Man del 2008. Ragazzi, questo film l'ho visto, cioè più che visto, l'ho riguardato per la quarta volta l'altro ieri e ragazzi devo ammettere che dopo essere passati più di 10 anni è sempre una bomba quel film, cioè, sempre bellissimo. A parlare proprio dalla prima scena, cioè, quando lui diventa Iron Man proprio, si crea l'armatura. Veramente, ragazzi, film spettacolare. Cioè, come tutte le scene, quando si crea l'armatura, come ho detto in precedenza, e tutto, ma ragazzi, è proprio bellissimo. Cioè, magari una cosa che mi posso fermare proprio un secondo. Per la scena quando lo scontro finale di Iron Monger, che non è che sia proprio bellissimo perché anche il cattivo Badiah Stane non è che sia uno dei più carismatici, uno che si ricorderà, uno dei cattivi non come Thanos ad esempio, cioè non che è iconico proprio. Però devo ammettere che Jon Favreau alla regia è stata un'ottima scelta, almeno secondo me. Poi ragazzi, devo ammettere che, vabbè, a parte che subito, poi come prossimo video vedrete Iron Man 2, sempre la serie secondo me, perché questa qua è una serie in cui parlo di come secondo me è questo film, ad esempio, cioè ormai credo che lo sappiate già. Comunque, sì, una cosa anche, l'armatura ci sta, ma in alcune volte l'ho vista un po' strana, cioè un po' troppo che si vedeva fatta al computer, però sono piccolezze, non è che ci dobbiamo proprio ad andare a soffermare su queste cose. E devo ammettere che tutti i personaggi ci stanno, tranne una cosa che... Vabbè, hanno sostituito l'attore, che adesso non mi viene il nome, come l'amico di Tony Stark, Rudy, che poi è stato interpretato da Don Cheadle nel secondo film di Iron Man. Ma questa cosa, cioè, vabbè, ormai si sa già che la Marvel ha... Cioè, nella fase 1 praticamente ha cambiato molti attori che facevano eroi, cioè, o personaggi anche secondari. Ad esempio, hanno cambiato... Come ho detto, Rudy, hanno cambiato poi proprio Hulk, cioè da Edward Norton a Mark Ruffalo, però vabbè, ragazzi, fa niente. Comunque, sì, cioè, ci sta questo film, è fatto bene in alcune scene, magari non è che sia fatto benissimo, però anche dopo essere passati 10 anni, ragazzi, ci sta sempre riguardarlo il film. Cioè, ad esempio, proprio parlando da la scena iniziale di quando mostra la sua creazione della... adesso non mi viene il nome preciso, ma della bomba che poteva fermare tutti gli eserciti, adesso non è che mi viene bene a dirlo, però tipo che gli scoppia la bomba dietro così, quella scena, anche quella lì è iconica, e poi parlare della ultima scena, ragazzi, l'ultima proprio scena di quel film. Di quando la frase iconica ormai, la frase con cui ha ucciso Thanos, la frase io sono Iron Man, che è quella lì, ragazzi. Mi dispiace, potrete dire tutto quello che volete, ma è bellissima quella scena, cioè si ricorderà per sempre, tutti sanno ormai di quella scena, della frase, dice io sono Iron Man proprio. Oppure, ragazzi, possiamo parlare anche della scena del primo test di volo, proprio quello in cui vola altissima, c'è Jarvis che si ferma e tipo lui sta cadendo e poi vabbè inizia a volare, c'è proprio tutti i test dell'armatura, che prova l'armatura fatti benissimo, che prova a volare però non ci riesce, cioè quelle scene, ragazzi, sono proprio fatte benissime. Jon Favreau è stato proprio un bravo attore per quel film, un attore azzeccato secondo me.
Comunque, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per averlo visto. Come sempre, ricordatevi di iscrivervi, mettere like. Ormai lo sapete, ragazzi, cliccare la campanellina, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici, zia, sorella, parente, cugino, madre, padre, tutti. E direi che per questa recensione, questo video di secondo me è tutto. Vi aspetto al prossimo video. Ciao, ciao, ragazzi.